Ragazzi, guardate dove vi portiamo. Siamo sul tetto di uno stabilimento industriale e oggi vediamo come vengono installati i pannelli fotovoltaici. In questo caso l'impianto complessivo è da 500 kW distribuito sui quattro tetti degli stabilimenti industriali dell'azienda. Ma adesso capiamo come avviene il fissaggio dei pannelli sul tetto. Vedete che sono presenti dei profili in alluminio che vengono fissati con le dovute guarnizioni per evitare infiltrazioni d'acqua al tetto, e sui vari profilati, attraverso dei morsetti come questo, viene fissato il modulo fotovoltaico. I moduli sono organizzati in stringhe, come in questo caso, quindi più pannelli uniti insieme in serie a seconda delle specifiche del progetto. Le varie stringhe poi sono collegate agli inverter, che si collegano a loro volta al quadro fotovoltaico, che va a contribuire ad una parte del fabbisogno energetico. In questo caso ci troviamo in un'azienda particolarmente energivora. Ringraziamo Torri Solare per averci portato con loro su un tetto industriale per capire come vengono installati i moduli fotovoltaici.